Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi vi farò vedere un sacco di libri che ho trovato assolutamente gratis in un piccolo negozietto in un paese vicino a dove abito io. Un giorno sono andata a prendere un caffè con un amico e passeggiando per il centro di questo piccolo paese abbiamo trovato un negozio che vendeva articoli per animali in realtà. E aveva un cartello che regalava libri, io non ci credevo, pensavo fossero solo gli armoni in regalo, ma a quanto pare era anche tutta la pila di libri che c'era vicino e tutti i libri che erano negli scaffali, perciò potete immaginare la felicità di un lettore davanti a questa cosa. E dopo aver chiesto conferma del fatto che fossero tutti gratis, ho trovato alcune chicche che ci terrei a mostrarvi. Unirò questi libri che ho trovato gratis anche a degli scambi che ho fatto su Hatchbooks, che alla fine è come se fossero dei libri gratis. Se non conoscete Hatchbooks, vi lascio il link del sito in descrizione. Hanno fatto una campagna di crowdfunding per migliorare il sito e migliorare gli scambi fra le persone. Questa nuova versione verrà rilasciata fra poco, spero almeno, perché ora come ora le mail spesso finiscono in spam, quindi è un po' un problema scambiare, però per ora sono riuscita a scambiare un paio di libri e ve li mostrerò. Ma cominciamo subito dai libri che ho trovato gratis in questo piccolo paradiso. Il primo libro che vi mostro è questa edizione degli Sporcelli di Roald Dahl di Salani Gli Istrici, che era una delle mie collane preferite quando ero bambina e ragazzina, ne ho letti veramente tantissimi. E trovare questa edizione qui degli Sporcelli, proprio di come di quelle che leggevo io quando ero bambina. E questo qui è uno dei pochi libri di Roald Dahl per ragazzini che non ho letto. Perciò ho detto, beh, non posso mica lasciarla lì e in più è gratis e quindi perché lasciarla lì? Ed è veramente tenuto bene nonostante sia appunto un libro che non ho pagato. Ma passiamo subito al successivo. Questo libro non ha bisogno di presentazioni sicuramente, ed è 1984 di George Orwell, è un'edizione vecchissima degli Oscar Mondadori, magari come mi sembra di averlo già detto in un altro video, io sono matta per le edizioni Oscar Mondadori, vado veramente fuori di testa per queste edizioni. Questa ristampa, ridere e non ridere, è del 1983, fa piuttosto ridere, per avere quegli anni, cioè insomma, oltre alle pagine ingiallite e la copertina un po', con un po' di segni, cioè è tenuta veramente bene, non ci sono pagine strappate, non ci sono pagine cancellate, non ci sono segni, non c'è assolutamente niente, è praticamente un libro nuovo, solo vecchio. Io di George Orwell avevo letto La fattoria degli animali a scuola, sia in inglese che in italiano. E mi era piaciuto veramente molto, però questo non ho mai avuto occasione di leggerlo, anche perché, non so, non mi aveva mai attirato chissà quanto. Poi, con il fatto che in quinta superiore l'ho studiato in letteratura inglese, mi ha interessato piuttosto tanto, però poi non ho avuto mai occasione di leggerlo, a casa non lo trovavo, non avevo voglia di comprarlo, e quando l'ho visto in questa edizione, beh, ho detto, per quale motivo lasciarlo lì? E perciò me lo sono portato a casa. Visto che era sempre gratis. Ma passiamo al prossimo libro. Questi due libri ve li mostro insieme perché sono due libri di Simenon che parlano del commissario Maigret. Simenon è uno dei miei giallisti preferiti, dopo Agatha Christie assolutamente, però Maigret è uno degli investigatori che preferisco in assoluto. Poirot mi piace veramente tanto, adoro il suo modo di ragionare, il modo in cui la Christie l'ha creato, però Maigret è quel tipo di investigatore che non è solo geniale, è un poliziotto ed ha i suoi lati oscuri. Questo non potevo assolutamente lasciarmelo scappare perché è il primo libro dove Maigret compare ed è un Maigret giovane, a detta della trama scritta qui dietro. E sinceramente adorando il personaggio, adorando il modo di scrivere di Simenon e questa edizione essendo uno Oscar Mondadori, non potevo assolutamente lasciarla lì, perciò l'ho raccolta e messa nella borsa assieme agli altri due libri visti prima. E sono molto felice perché, se notate, non è per niente rovinata, le pagine non sono per niente ingiallite e questa edizione è del 1971. È perfetta, è praticamente come appena uscito dalla stampa. Io non riesco a capire come una persona possa liberarsene. Però a quanto pare è così e me lo sono portato a casa.
L'altro libro di Maigret è sempre un Oscar Mondadori e si intitola Maigret nella casa dei fiamminghi. Non so assolutamente di che cosa parli, non lo voglio sapere finché lo leggerò. Di solito dei gialli non leggo mai la trama scritta dietro, non evito di leggerla perché so che probabilmente mi porterebbe a considerare il libro in un modo diverso e perciò evito sempre di leggere la trama, mi faccio attirare solamente dal titolo. Se il titolo mi cattura, allora lo prendo. E essendoci scritto Maigret ed essendoci scritto Fiamminghi, io l'ho preso. Ed era gratis, perciò per quale motivo lasciarlo lì? Come l'edizione di prima, è veramente tenuto molto bene, nonostante sempre sia assolutamente gratis. Io questi libri non li ho pagati, li ho presi e me ne sono andata. Sono ancora molto sconcertata da questo fatto. E questa edizione è ancora più vecchia di quello di prima, è del 1966. Potete vedere che è perfetto, cioè non ha nessuna imperfezione, cioè solo qui sulla costina ha un po' di righe, ma qualcuno l'avrà letto sicuramente, però per il resto è tenuto veramente bene, non ha pagine segnate, non sono praticamente ingiallite. Cioè, è un libro nuovo ed è gratis, perciò portiamocelo a casa. Altro libro che ho preso è Il sistema periodico di Primo Levi, edito da Giulio Einaudi Editore, e questa edizione è niente proprio di meno che del 1979. Ed è tenuta sempre in modo perfetto. Non ha nessuna imperfezione, oltre all'usura temporale, visto che è del 1979. Non so assolutamente di che cosa parli, però il mio ragazzo continua a dirmi di leggerlo. Perciò, quale occasione migliore se non quando questo libro è assolutamente gratis? Niente, l'ho preso e basta. Non so di che cosa parli, perciò non vi posso consigliare se è bello o meno. Ma io l'ho preso. Ed era gratis. Ed è un Einaudi. Ma passiamo oltre. In questo piccolo negozietto dove appunto regalavano una montagna di libri, tra cui una montagna di Harmony, cosa, oddio, tipo vabbè, regalavano anche praticamente l'intera collezione della Biblioteca di Repubblica del Novecento. E cioè la maggior parte di quei libri io a casa li ho perché i miei genitori li hanno comprati, perciò ho detto cerco qualcosa che sono sicura di non avere. E appunto questo libro qui io non ce l'avevo. So solo che Mario Vargas Llosa è un sudamericano, del quale ho preso Le avventure della ragazza cattiva con l'opzione di due libri, un telomare di Einaudi di giugno, che sfortuna mia non ho ancora letto. Però ho detto vabbè, è gratis, cioè per quale motivo io dovrei lasciarlo lì? In più a me le edizioni di Repubblica che faceva all'inizio del 2000 piacevano veramente, piacciono veramente molto e sono veramente fatte bene sia per le traduzioni che per le copertine, la sovracopertina, il fatto che sotto abbiano una copertina rigida e per il costo che avevano ne valevano completamente la pena, cioè uno si faceva praticamente una biblioteca solo prendendo i libri che uscivano con i giornali. Ora come ora le edizioni che fa Repubblica e anche il Corriere sono un po', boh, non lo so, non mi piacciono e non mi convincono nemmeno, le copertine sono abbastanza imbarazzanti, almeno qui erano molto semplici con una foto o al massimo un dipinto in copertina, molto molto semplici ma comunque d'effetto. Anche il mio amico se ne è preso due di libri, però non mi ricordo che libri ha preso, se poi mi manda le foto ve le metterò da qualche parte qui attorno così vedete anche lui che libri ha preso. E comunque sul serio c'erano una montagna di libri, ma veramente una montagna. E io mi sono innamorata di quel posto, infatti presumo che appena torno a casa dall'università, infatti potete vedere che lo sfondo è cambiato perché sono tornata all'università, sicuramente farò un saltino di nuovo in quel posto, magari trovo qualcosa di carino. Ma passiamo oltre. Il prossimo libro che vi mostro è Come diventare buoni di Nick Hornby. È un'edizione un po' così, è vero, con questi bollini del bestseller, a me non piacciono tanto, però insomma, essendo sempre gratis, per quale motivo lasciarlo lì? Al massimo, se proprio o il libro non mi piace o la copertina non mi piace, voglio trovarmelo in un'altra edizione, lo metterò in scambio su Acciobooks. Quindi avevo letto Alta Fedeltà, mi era piaciuto veramente tantissimo, ma l'avevo divorato, tipo in 4 giorni l'avevo finito, e perciò
ho recuperato sia questo titolo che un altro che vi mostrerò subito dopo attraverso uno scambio su Watchobooks. Non so di che cosa parla, non lo voglio sapere, voglio assolutamente la sorpresa, perché l'altra volta avevo letto un pochino del retrocopertina di Alta Fedeltà e mi sono un pochino rovinata la sorpresa della storia, perciò di questo ho deciso, vabbè, non leggiamo niente, prendiamo la scatola chiusa e basta, visto che comunque è sempre gratis. L'ultimo libro che ho preso in quel negozietto dove li regalavano i libri è questo qui. Non è un libro da leggere, è un libro game. Se non sapete che cosa sono i libri game, malissimo, 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 malissimo. Io li ho scoperti un paio d'anni fa, no, un anno e mezzo fa più o meno. Sono veramente tanto tanto divertenti e ognuno si crea il proprio personaggio. E questo personaggio poi avrà delle avventure, ci sono dei mini capitoli con in fondo alla fine, tutti i capitoli hanno un numeretto e alla fine di ogni capitolo c'è tipo, non lo so, hai quest'arte magica, allora vai di qua, oppure non ce l'hai, tira un dado, punta la matita sulla tabella alla fine, cioè è piuttosto figo, è veramente divertente. Poi se uno è nerd come sono io, li deve provare almeno una volta nella vita. Questo è il numero 22 ed è della serie di Lupo Solitario. Io ho sempre giocato a quelli di Lupo Solitario, perciò non so gli altri come siano, però sono piuttosto divertenti da fare anche in compagnia, cioè io lo faccio con il mio ragazzo, quindi è piuttosto divertente. L'ultimo libro che vi mostro è Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis. Non so di cosa parla, però ne ho sentito parlare da Franz De. Non so se l'ho pronunciata giusta. Vi lascio il suo canale sia nelle schede che nell'info box. Anche lei parla di libri e di serie TV, un po' tutto, insomma. Passate anche da lei. Ne ha parlato lei in un suo video qualche tempo fa e mi ha incuriosito molto perché dice che è piuttosto divertente, perciò l'ho preso, diciamo, però questo qui è un libro un pochino diverso, come vedete ha un bollino ed è il bollino della Coop. Praticamente nella Coop di un paese vicino a dove abito io c'è una specie di scaffalone enorme pieno di libri dove uno può prenderli in prestito e poi riportarli, oppure se non vuole più un libro può metterli lì, è una specie di libri liberi, no? Una specie di book crossing libero. Perciò spero di finirlo presto così da portarlo indietro e ridargli la libertà. Ma passiamo agli ultimi due libri che vi mostro, che sono i libri che ho scambiato su Watchobooks. E i libri sono Ti prendo e ti porto via di Niccolò Maniti. Io di Niccolò Maniti ho letto quando ero ancora alle scuole superiori Io non ho paura, io e te, come Dio comanda. E un altro titolo del quale non mi ricordo il nome. Era una raccolta di racconti e mi dispiace, non mi ricordo il nome. Il momento delicato mi sembra fosse. Penso di sì, penso fosse il momento delicato. Comunque a me piace veramente tantissimo come scrive Ammaniti, io non ho paura, io e te, come Dio comanda li ho divorati, anche perché io e te è un libricino microscopico, che però vi consiglio tantissimo di andare a recuperare. Bernardo Bertolucci ne ha fatto anche un film molto fedele al libro, e veramente fatto molto molto bene, molto bello come film. Il libro vi dà una marea di sensazioni contrastanti e il film anche, cioè io pianto sia leggendo il libro che leggendo il film. Ho consigliato quel libro anche alla mia migliore amica e anche lei, no, non è che glielo ho consigliato, gli ho regalato quel libro e anche lei ha pianto. Perciò vi consiglio tantissimo di recuperare quel libro. Questo qui, Ti prendo e ti porto via, non so, era infatti, ecco le cose carine che si trovano dentro gli scambi di Hatchobooks. Anch'io li lascio sempre, perciò se volete vi lascio anche il mio profilo di Hatchobooks qui sotto, magari vi posso mandare un libro che vi interessa e posso prendere un libro da voi se ne trovo uno che mi interessa. Ma torniamo al libro. Ti prendo e ti porto via è uno dei titoli suoi che mi mancano, come Anna, Fango e tanti altri, perciò l'ho trovato in scambio, la ragazza ha accettato di scambiarlo con un mio libro. Hatchobooks funziona in un modo molto semplice, se voi trovate un libro nella libreria di un utente che vi piace, potete mandare una richiesta di scambio o di vendita in base a quello che
la persona ha deciso di fare per quel libro. Se voi volete scambiarlo, potete mandargli una richiesta di scambio. Se volete comprarlo, gli mandate una richiesta per comprarlo. E l'altra persona potrà andare a vedere la vostra libreria, vedere se c'è qualche libro che gli interessa, mettersi d'accordo e scambiare. Io di solito li mando con la posta ordinaria, quindi si ha un libro a casa. Diciamo praticamente gratis, perché alla fin fine 1,28 € per scambiare dei libri che solitamente costano un sacco di soldi è un grande affare. E ora che vi ho spiegato come funziona Chobooks, passiamo all'altro libro che ho scambiato, che è un altro libro di Nick Hornby, Tutto per una ragazza. Anche questo l'ho preso un pochino a scatola chiusa perché vorrei recuperare un po' i titoli di Nick Hornby sperando sempre che non mi deludano. E ho scambiato questo libro qui con un mio libro e questo è effettivamente tutto ciò che io ho acquisito in maniera quasi completamente gratuita. Il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vi può interessare seguire e magari vedere le mie grandi disavventure con i libri e tanto altro, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!